E l'esempio che abbiamo dopo, che si riallaccia alla tua domanda provocatoria ai nostri amici Marotti e Rocca, è un esempio di tarantismo, un esempio filmato esattamente 18 anni fa Questa volta siamo in in Italia. Italia, nel Salento, nella provincia di Lecce, e il mito che viene somatizzato è il mito di essere posseduti da un ragno. Adesso assisteremo a una terapia domiciliare di una donna che riteneva di essere posseduta dal ragno. Qui ci sono gli strumenti tipici dell'accompagnamento che sono il tamburello, il violino, l'organetto e la chitarra. E la trasformazione di antichi strumenti al di fuori del tamburello. Un tempo l'organetto era la zampogna, e il violino era la rebecca e la chitarra era la lira. Ecco, questa è la fase per terra in cui si ritiene posseduta dal ragno, e i movimenti, la posizione delle gambe raccorciate, delle ginocchia raccorciate, è proprio l'imitazione del ragno, l'andare sotto la sedia è una somatizzazione del mito della tarentola. E naturalmente gli strumenti hanno una funzione terapeutica, cioè soprattutto il tamburo e il violino. Naturalmente non si tratta di una danza scomposta, nessun isterismo, sono dei modelli cinesici ben precisi che sono tramandati culturalmente. Il ciclo, per esempio, dura sempre un quarto d'ora, dopo un quarto d'ora c'è la caduta e poi riprende un altro ciclo. Sono cicli di 14-15 minuti. Il che dimostra appunto il momento terapeutico cinesico consiste nella armonizzazione, che se non ci fosse questa terapia sarebbe proprio una crisi isterica nel nostro tipo di società. Ecco, sta per finire il ciclo, eccolo. E poi noi abbiamo chiesto a una donna anziana di rifarci tutto il ciclo coreutico quando lei era giovane, per vedere se i modelli erano uguali a quella della persona giovane. Naturalmente i modelli sono uguali, il che significa che sono dei modelli cinesici culturalizzati, tradizionalizzati e tramandati. Importante il fazzoletto. Nella tarantella che è arrivata a noi, il fazzoletto è rimasto quasi un simbolo di corteggiamento. Ma inizialmente invece era un pezzo di stoffa di diverso colore che serviva al controllo cromatico. Mi riferisco a quanto diceva Biocca nella seconda trasmissione a proposito del cromatismo simbolico, che a seconda dei colori c'è un controllo della terapia. Il rosso era eccitante, il celeste era sedativo, il giallo drammatico. Questo è molto interessante perché poi si riallaccia a un filmato che vedremo nell'ultima trasmissione, un filmato sempre di Marotti, con questa danza sui carboni in Grecia. Ci sono molte cose analoghe, anche perché il ceppo delle religioni, delle sette minori greche è analogo.